obiettivi globali. Il mondo è grande e ci sono molti paesi diversi dove si parlano lingue diverse, dove si vive in modi diversi da come siamo abituati noi, anche se condividiamo lo stesso pianeta, la Terra. Dunque, dobbiamo imparare a prenderci cura di noi stessi, degli altri e della nostra casa, la Terra. Ed è per questo che i paesi che si sono riuniti nell'Organizzazione delle Nazioni Unite attorno a un grande tavolo hanno discusso su come risolvere i problemi del mondo. E così hanno creato l'Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi globali. Globali vuole proprio dire che riguarda tutto il globo, tutto il mondo e le persone che lo abitano, proprio come te. Gli obiettivi globali servono per trasformare la Terra in un posto migliore in cui vivere, per tutti e per tutte. Questo obiettivo, che è il numero 6, parla dell'acqua. L'acqua potabile nel mondo, e cioè l'acqua che possiamo bere, con cui possiamo lavarci e lavare le cose, è limitata. Non possiamo sprecarla. Ecco due piccoli consigli per non sprecarla. Quando ci insaponiamo, mentre facciamo la doccia o quando ci laviamo i denti, è sempre importante chiudere l'acqua. E quando piove, puoi sempre raccogliere l'acqua della pioggia per innaffiare le piantine che stanno dentro casa. Facile da ricordare, vero? Mi raccomando, bambine e bambini, vi aspetto per scoprire insieme il prossimo obiettivo globale dell'Agenda 2030. Ciao! Obiettivi globali. Obiettivi globali anche per te. Insieme, quanti siamo tanti, ci stringiamo forza, tutti uniti ci miglioreremo. Ora c'è da fare, ora non mancare, vieni, dai una mano alla nostra terra. Obiettivi globali, cosa sono? Noi in tutto il mondo uguali, che tesoro. Obiettivi globali, cosa sono? Vieni anche tu, porta chi vuoi tu.